Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Jersey History. Oggi parliamo di una maglia home, anche questa. E siamo andati di colpo, no? Con la nostra macchina del tempo alla stagione 98-99 e questa è la maglia home della stagione 98-99. Allora, questa che vi faccio vedere è una replica. In realtà ho qua dietro anche l'originale. Questa è la replica ufficiale. Io ho proprio l'ufficiale anche da gioco, ma volevo farvi vedere, tanto sono uguali, fidatevi, sono proprio identici. L'unica cosa che manca è lo stemma della Juve qua. E che dire, è una maglia che ha delle cose secondo me positive, cioè classica. Nella versione maniche lunghe avevano anche uno sponsor delle robe di K sulla manica, ma solo sull'edizione maniche lunghe. Tricolore, vinto l'anno prima. Di più, che è andato a sostituire Telepiù come sponsor. E la cosa che invece a me non è mai piaciuta sulla maglia della Juve, che è questa, il numero rosso. Questa è di Davids, no? Di Edgarone Davids, il Pitbull. Io sinceramente non ho mai sopportato i numeri rossi sulla maglia della Juve, perché secondo me stonano tantissimo. E quindi solo per questo, però è un mio gusto, non è che sia sbagliato. Anche l'anno dopo che siamo tornati su Ina, nel 2007-2008, abbiamo avuto la maglia bellissima col numero rosso. A me il numero rosso non mi è mai piaciuto. E che dire, di questa maglia c'è poco da dire, se non che la stagione andò malissimo. Non vi dico il gol più bello, vi dico il gol più godurioso, che per modo di dire godurioso, ero allo stadio. Uno dei più goduriosi è stato il gol all'ultimo minuto di Dilivio, che ci ha permesso di qualificarci per lo spareggio alla Coppa UEFA. Poi lo spareggio l'abbiamo perso, però. E siamo andati a fare l'Intertoto. Grazie a questa maglia, diciamo, abbiamo un altro trofeo in più in bacheca. Mettiamola così, va, perché grazie alla stagione pessima che abbiamo fatto quell'anno lì. La partita più bella, secondo me, è stata a San Siro. Le due con l'Inter sono state, a San Siro in modo particolare, vincemmo 2-0 con le reti di Kovacevic. Tutte e due. Il secondo fu un gol pazzesco, perché secondo me, ecco, quello secondo me è il gol più bello di quella stagione, che è andato in cielo a prendere la palla di testa, cioè meraviglioso. Ragazzi, quindi maglia 98-99, qui, e a me non resta che dare appuntamento col prossimo video di Jersey Collection.